Erano più pericolosi quelli che esplodevano, come mai non l'hanno più messo qua? In questo caso ha un'inquietante somiglianza con un altro verificatosi nella struttura qualche anno fa. Il paziente era stato ricoverato su ordine del tribunale, previo consenso dei suoi parenti. Durante le prime settimane le sue condizioni sembrano migliorare. I farmaci somministrati, congiuntamente a sessioni private con uno psicologo e all'arteterapia, avevano attenuato l'avvolizione, l'anedonia e il suo isolamento sociale. Non ho mai sentito né una né l'altra. Non c'era motivo di preoccuparsi, non si erano nemmeno accorti che qualcosa non andasse, finché il guardiano notturno non ha fatto notare che una delle chiavi era scomparsa. Quando l'hanno trovato era già troppo tardi. Certificato di accreditazione di che cosa? Beh, non mi piace quando non c'è mai un cazzo. Allora, sala dottore. Vabbè, in realtà sta per l'elevator probabilmente, però è strano. Sì, elevatore, cioè traduco tutto tranne che quello. Che sarebbe ascensore. Quindi con la A, non con la E. A proposito, ma qualche cavolo di neon che scende, che fa la luce, dice, boh, non è che si sono sprecati per certe cose, eh? I giochi di luce ce ne sono veramente pochi, vabbè che poi probabilmente se li mettevano poi collassava ancora di più, però... E tastierino numerico sopra? E vabbè, ma cioè l'ordine o è quello sopra o dall'alto o dal basso, perché poi in realtà sarebbe una linea. Adesso bisogna tornare su. Andiamo giù, su, giù, su. Io continuo a pensarci a sta roba, cioè voglio dire, boh. Cioè, so che sto rompendo le palle, ma... mi disgusta troppo vedere queste performance che sono veramente minimo 3, 4, 5 volte inferiori a quelle che dovrebbe fare. Perché l'ho già detto, non c'è un cazzo, ma stiamo scherzando, cioè, vuol dire, la logica di gioco non c'è, perché praticamente è un first person shooter che, boh, li fanno da, praticamente, da Tomb Raider, uno, quindi, boh, cos'è che fa collassare? Qua c'è qualcosa dentro? No, tanto non ci arriva. Di nuovo la radiolina. Siamo venuti qui solo per questa cosa qua. Per la combinazione. Adesso vediamo se è aperto il resto, ma non credo. Vabbè. Ti sparo nel popò. E beh, carino, via. Ma, vabbè. Avere appunto l'impatto dei proiettili su... gli zoppi, per esempio. Quindi vediamo qua se... sorpresa, sorpresona, non è aperto. Qui l'avevo aperto, non mi ricordo. No. Ok. Quindi la doccia per ora è chiusa. Dobbiamo andare a vedere in giù. Però in teoria credo che bisogna salire, quindi... andare anche qua continuamente
Ah, perché darebbe sul giardino. Questo mi sembra... un corridoio così inutile sembra quando... come si chiama? Quel gioco dell'ospedale recente, che non è ovviamente Vem Hospital. Che si deve mettere giù le cose, no? Avevo fatto... come si chiama? Vabbè, non mi viene in mente. Comunque, quando piazzi giù le stanze, no? Alla fine capita sempre che magari si formano questi corridoi inutili. Questo è l'ascensore. Guarda, strano anch'io. Ah, ok, aspetta, possiamo aprire da qua allora. Si apre o no? Ok. Io non so ancora se vale la pena ammazzarli tutti, perché poi sembra che ritornino, quindi ci sono dei respawn. Cos'è? Un preservativo in faccia, cos'è che ha esattamente? Cos'è? No. Vai. Allora, mi è piaciuto. Il secondo l'ho preso perché ha sputterato dalla Madonna. Perché alcuni sono... Ma non capisco la logica. Quella col preservativo dura di più? Ma secondo me devo alzare la difficoltà, però, eh. Cioè, non lo so, ci sono alcune che tac, tre colpi in testa, giù in terra. Questa qua l'abbiamo menata 800 volte, abbiamo sparato. Cosa c'è ancora? Ecco, anche queste vocine qui sarebbero carine, però ci deve essere poi qualcosa. Quando dicevo che ogni tanto appunto mi sono interessato, ho accarezzato l'idea di fare un horror... Era anche dovuto al fatto che comunque è carino pensare alle cose da poter metterci dentro, no? Belli scaraffone. Uno scaraffone? Sei ancora te? Quello col preservativo. Adesso vediamo un attimo. Guarda che questi proiettili qua. Vediamo un attimo. Sarà morta ancora al primo colpo? Morta. Quel che è. Antimuffa. Cioè attirava gli scarafoni, l'ho presa e sono scappati. È nei muri, in profondità, l'antimuffa la manda via per un po'. Ma poi quella cosa riappare negli stessi identici punti. Dobbiamo entrare lì dentro, demolire tutto, se necessario, e sradicarla. Hanno fatto una serie, parlando di muffa, mi viene in mente che c'era, come si chiamava? Tipo 1980, qualcosa del genere. Non so se avete visto su Netflix, avevamo fatto una serie interessante parlando di muffe. Il tizio era uno che, se non sbaglio, faceva dei filmini, era un videomaker tipo, ed è stato incaricato in... era stato incaricato lì? Ah. Però forse qualcuno di voi ha capito cosa intendo. E comunque è un'altra serie che a quanto pare era, per fortuna era autoconclusiva. Però non hanno più, cioè Netflix continua a non rinnovare le serie. Cioè a un certo punto dice che cazzo le guardo a fare se poi dopo non sono sicuro che me le rinnovano, no? E quella è una di quelle. Cioè hanno fatto la prima stagione, interessante, c'era questa muffa che faceva impazzire tutti, c'era detto cose molto oscure di vario genere. Ma poi dopo non hanno rinnovata. Come dicevo, io non sono poi comunque un appassionato di horror assolutamente, un po' perché suscitano emozioni che non sono propriamente positive anche in ambientazione, eccetera, eccetera.
E poi non amo gli scary jump. Ho visto veramente poco di quella cosa lì. Dai. Oh, me la raccogli. Ah, porco cazzo. Oh, non so cosa dire, non si raccoglie. Anche perché finché non c'è il punto pieno, in teoria non interagisce. Ma che ci devo fare? Se non anche di qua. Cioè, il disturbo radio è sempre da una... è sempre da... Sparo nel popò. Sparo. Ah, ecco. Via. Ah. Questo slancio qua cos'era? Aspetta, mi ha rotto le palle. Mi piace perché poi si ingolfa, stupido. Allora, però dicevo appunto, non amo il genere, ma mi ha sempre stuzzicato l'idea di invece di usare la mia immaginazione per far qualcosa. Allora, vediamo un attimo. La stanza qua. Pareva toilette, però l'altra toilette c'è una stanza in fianco. Andiamo a fare un salvataggio, eh? Comunque appunto non si sono impegnati con l'illuminazione, eh? Cioè la cosa più significativa è usare la televisione, eh? Oltre che tutto uno stuttering. Va bene, ma stupito che comunque gli hanno dato estremamente positivo. Quando poi rompono pure le... la gente rompe pure le palle se devi usare il PSN network. Cioè arriva il review bombing perché tu devi avere un PSN network. Invece qua che è un... prestazioni indecenti, ripeto, che vanno oltre il discorso stuttering. Ah, ma vaffanbagno. Cioè il problema è... stuttering è quasi secondario, nel senso che si rovina l'esperienza, ok. Però... A me che rode tanto. Mamma mia. 24 è andato adesso. Perché sono salito le scale. Allora. E non sta salendo per ora. Ok. A me che rode tanto è che questo gioco qui dovrebbe fare 300-400 frame. Per quello che ha di grafica. Allora. Com'è? Ok. C'è quello che uno dovrebbe... cioè la gente dovrebbe iniziare a dire questo, dice, al di là degli stutteri. Quello che il gioco ha... dobbiamo usare un'antimuffa. Quello che il gioco offre su schermo è roba che girava anche 20 anni fa, e quindi dico, basta, cioè... mi hanno a mangiare spazzatura e carne putrida, infestata da vermi e piene di nervi. No, tu anche. Mi costringono a morderla, i liquidi rossi e gialli mi scendono in gola, mi strozzo, ho i conati e vomito. Finché non mi fa male la gola, un tubo di carne pulsante, dolorante, butto tutto fuori, ma ne sento ancora il sapore. Mi fanno il bagno nella sporcizia, nel sangue, nel piscio e nella bile. Sfregano delicatamente escrementi umani. Su tutto il mio corpo mi prude la pelle, si stacca una carta bagnata.
Li supplico di smettere, ma non mi ascoltano. E poi mi rinchiudono con lui. Lui è sempre lì, ogni volta, più vicino. Ma parlo del Pyramid Head. E il marciume appare quando c'è lui. Mi entra dentro e diventa me. E poi in teoria, appunto, se una cosa viene catalogata come horror psicologico, vorrebbe anche dire, dovrebbe voler anche dire che effettivamente c'è un lato psicologico dietro, tipo il discorso che dicevo, che magari erano tutte sue fantasie, no? Ma se poi dopo non sarà così, non lo so, eh. Allora, guarda. Ok. Radiografia. Siamo qui. Non si sa mai. Devo usare il coso su... Infatti. Cosa complicatissima. Quindi. Semplicemente usciamo sul, verso le scale. Ma qui non c'era altro, no? Cosa sono sti riflessi? No. No, aspetta, dov'è che le radiografie? Era sopra l'ultimo? Negatoscopio, sì. No, oh, stavolta non ha... Bella posizione. Qui c'è dell'acqua. Parlavo anche in palestra di questa cosa. C'è un altro amico che è appassionato. Anche lui ha una quarantina d'anni. Cioè io ne ho di più. Però intendo dire, non è giovane, nel senso che non è giovane neanche lui. E anche lui dice che alla fine se ne stanno altamente sbattendo di ottimizzare qualsiasi cosa. Cioè poi partono appunto con l'idea di dire, ah ma sì, ma tanto c'è DLSS e addirittura adesso c'è Next Frame Generation. Poi dopo, ops, non va neanche con quelli. Oh cazzo. Cioè probabilmente li fanno programmare a ChatGPT, perché lui qua per esempio è un appassionato di ChatGPT, mi fa la testa così ogni giorno, gli ho fatto fare il catalogo, ha fatto una cosa carina in realtà, siccome lui, la sua azienda, ha un'azienda di, che arriva da suo nonno, che fanno i forni a legna per le pizzerie a livello di tutta Italia, quindi insomma, e ha fatto fare la canzoncina. Siccome ecco, lui è all'assistenza, lo chiamano per dirgli, guarda il forno non funziona, lui dice cazzo abbiamo messo un tasto grosso, quando si spegne, no, all'improvviso, c'è un tasto grosso con scritto premere qua, tenere premuto 2 secondi e non di più, e, ecco praticamente lui ha fatto una, mi ha impressionato in realtà, ha fatto fare una specie di video con la canzone in italiano cantato da una voce femminile che sembrava perfettamente pagata per cantare la canzone perché era veramente perfetta. E in cui nella canzone diceva, tu devi tenere premuto il pulsante, quello indicato, non un secondo, non tre, ma due. E lo faceva ripetere, no? Quindi mi fa la testa tanta con questa cosa qua. E quindi a un certo punto dico, probabilmente ha ragione lui, ormai costa AI, fanno programmare la AI, così poi esce quel che esce. Una volta avevamo il dubbio che li facessero in Visual Basic, no? Oggi abbiamo il dubbio che li fanno fare a ChatGTP. Serratura, combinazione... Ok, di qua. Vabbè. Perché veramente sono uno schifo. Uno schifo ingiustificato. Cosa è successo? 4? Che cos'è sta storia? Questo fa più paura del gioco. Che cazzo è successo? Dove sono le altre? E poi questo sembra che...
4, aspetta. Cosa cavolo vuol dire? Cioè se lo prendo su c'è scritto 4. E poi non corrisponde a niente questo. Forse questo qua. Adesso non fa più niente. Cos'è sta storia? C'è qualcuno è venuto e ha rubato le cose? Andà con la V adesso. Si rattura la combinazione 4, 37, 12. Perché me lo... Non ho capito sta cosa. Guarda che anche stanotte ho dormito di M. Ma proprio di M, per il mio problema nuovo. Aspetta un attimo. 4. Trentasette, 12. Non mi capito, ma è un bug, perché non mi sembra sensata la roba. Buonanotte. Come no? Cioè il 4... 36, 37. Ma che cazzo? Facciamo una prova un attimo, metto uno a caso. No, uno a caso non gli piace. Quindi il 4 gli piace a quanto pare, mettiamo 12. Ah, aspetta, là c'è un altro disegno là sopra, eh. Ma è quello che ho fatto prima, 4, 37. Ah, insomma, là. Questa dissoluzione. Bel posto, eh? Bella stanza. Però boh, trovo stravagante tutto quello che è successo adesso. Il secondo braccialetto di 3. Erano 3. Non c'è nient'altro qui dentro. Ovviamente è scattato a uscire perché non si sa. Di 2 era chiusa? No. Adesso che fanno? Questo era l'elenco, adesso che famo? Cassaforte lì potrebbe essere dentro lì il coso, l'altro braccialetto
Sì, ma i dati quali sono? Cosa dobbiamo fare? Sono andato a tornare da Mary? Non credo che la sala di terapia adesso sia aperta. Perché? Ecco, apprezzo almeno che rimangano giù i corpi. Quello mi piace. Non è cambiato niente. Ma perché sono evidenziati? Cioè, quando io apro, ogni volta che apro qua sono evidenziati alcuni. Anche se io non ci sono né sopra col cursore. Qui è ancora tutto chiuso. La di 3 eravamo entrati e non c'è. Ok, era una stanza pazienti. Vediamo un attimo. È coperto una sorta di unto. Ok, che devo fare adesso? Minchia, load. C'è pure il load, cazzo. Per che cosa? Per una parete quadrata. Ok, adesso arriviamo qua. Qua. Infermieri. Provo andare da Maria un attimo. Finding Laura? Not yet. How are you holding up? I'll be okay. Just need a bit more rest. La carezzettina alla gamba, no? Per finta, cioè nel senso. James. Affettuosamente. Thanks for checking up on me. It's very sweet of you. Un idiota, ma è dolce, sì. Yeah. In tanti sensi è un idiota. Get some rest. I'll be back soon. Allora. No, è una tua stanza. Di qua. Non siamo entrati, no? Che si riformano. No! Qua. Oh. Qui alla fine cosa c'era? Abbiamo preso tutto, no? Vabbè, non si apre. Non sanno che le luci possono anche sbarbellare, no? Ah, aspetta, 71? Non è che si veda molto.
Cosa si dovrebbe capire sta roba? Cosa devo fare adesso? Ah, c'era la piscina giù in basso, se non sbaglio. Aspetta un attimo, lavora, vabbè. Oh, che ordine al cazzo. Farmacia era semplicemente chiusa. C'è qualcosa lì. Ma c'è qualcosa lì perché l'abbiamo letto da qualche parte, non me lo ricordo. Oh, provo a farci un giro. Sembravano semplicemente chiuse a me quella porta lì. La farmacia è questa. E qual è il problema? Non si apre e basta. C'è qualche porta di lato. No. Aspetta un attimo. Sala ricre... Mi... Ma chiudi ste cazzo di cose. L'ho mancata. Cioè non eravamo ancora entrati qua? Forse per quello manca qualcosa? Manca il pulsantino? Non credo che si sia aperta adesso. Forse non ho mai provato a entrare. Aspetta un attimo. Niente qua. Musica apocalittica. Ma va, fa un bagno. Diciamo che era una porta un po' strana questa, in effetti, eh. Cioè, forse mi è sfuggita perché sembra quasi una di quelle che non si aprono. Si esce. Andiamo alla piscina tramite il giardino? Sì, può darsi che dobbiamo trovare il pulsante. Pare che poi la combinazione. Un altro incidente con 0,50. È uscito dalla piscina e ha cercato di scappare dal giardino. Nel fallo si è tagliato profondamente. Grazie a Dio era ancora lì. Era totalmente impazzito, urlava. Gli inservienti lo tenevano fermo. Sono riuscito a malapena di cucirlo. Per ora nella stanza ed è sotto sedativi. Vabbè. Non
non so cosa sia. Potrebbe essere un nuovo braccialetto. Proiettili della pistola invece stanno andando giù e gli altri non ce ne hanno dati. È abbastanza fitta come pioggia. Guarda che c'è qua. Gazebo. Ecco, lo sapevo. Stavo per lì. Raccolto per finta. C'è qualcuno qui fuori adesso? Vabbè. Ce ne sono due in realtà queste. Attaccare sempre quello. Ok. Scolo. C'è da svuotarla? Farci il bagno noi. Un bagno. Serve una chiave. Questi sono i più pericolosi di tutti, cazzo. Ma non c'era nessuno, così è attaccato. Stronzo. E dai. Siamo comunque in... Okay. 16.
Immagino che questo vada col lago. E quindi dobbiamo tornare nello scolo? Probabilmente sì. Sì, sarà una chiave quella là. Scatto, 19 frame, 12. 27, 30. Oh. Ah, avanti e indietro, avanti e indietro. Adesso, capite qualcosa? Piscina. Non l'avrei pensato. Anche qua fare 55 frame, come se l'acqua, la pioggia non si è mai vista nella storia dei videogiochi. Vai, vai. Quella che velocità, più veloce della gravità. Quello là. Si attiva quando vado giù. Salve, salve. Salve, salve. Per rompere il muro, ora che c'è l'occhio. Anche qua c'è un altro. Un minimo si attivano. Eccolo qua, l'altro. Ok. Vabbè, adesso che abbiamo l'altro braccialetto. Oh, wow. Ho sentito dei passi. Vabbè. Cos'è, un campionato di Formula 1? Ah. Vabbè. Il problema è che non... bisogna tornare su. L'ascensore funziona. Primo? No, il primo è questo. Meno uno. Cioè, non lo chiamo zero, se no, cioè, piano terra, PT. Va? O si è aperto di qua? Ah, ok. Sì, ma il problema è che, ok, piazziamo anche l'altro e cosa devo capirci dentro questa roba? Siamo 63, non c'è...
Qual è il riferimento? C'è delle tacche, c'è qualcosa. Cioè, ci sono diversi numeri, ma a parte quello, cosa ne facciamo dei numeri? Questo, aspetta qua. Sì, ma non dice niente, no? I tre braccialetti sono i tre casi disperati. Dobbiamo ricordarci i numeri dei pazienti? Cioè, nel senso... Questo? No. Zero 90 130 50, ma lì non sono numeri di questo tipo, però che magari devo allineare. C'è un 71 proprio chiaro in mezzo sulla parte 45. Ok, la logica qual era? È la seconda volta mi sembra che vado a fortuna. Cioè, sì, si capiva solo che appunto la parte quella lì più trasparente, su sfondo trasparente, era quella giusta, ma... No, aspetta un attimo, questo... 10... Ma a parte quello, e qua dentro c'è invece il tasto? Ah, aspetta. Allora qua il tasto. Cosa serve sta roba? Ah, aspetta, così danno il... dà il disegno completo, però... Aspetta un attimo. Quella parte lì mi sembra sbagliata. Ok. Questo. È giusto così? No, manca un pezzo. Ok, questo è l'ultimo, tutti spostati di qua, mi sa. Qua cosa c'è di sbagliato? Questo qua. Fa qualcosa? Cosa che avrebbe scritto? Ah, forse sulla mappa? Ma no, 92, 45, 71. Guarda lì.
Quindi quello è l'ordine corretto. Sì. Sì, l'ultimo triangolo, sì. Ok, e cosa ce ne facciamo? Non si sa mai, io ho anche paura di crash. Guarda che non, quello dal punto di vista lì è stabile, non ha particolari bug, ok, solo che è programmato coi piedi. Anzi, è programmato da ChatGTP. Allora. Ok, adesso che abbiamo questa cosa... dobbiamo rimettere lo stesso codice. Vedo che sono tre copie di numeri. Che cazzo. Allora. Da qua quella roba lì non mi serve a niente. Meglio da qua. Allora. Aspetta. Allora, in teoria i numeri sono 92, 45 e 71, sono due coppie, tre coppie da due. Ma è più facile perché qua c'è scritto il numero sotto, quindi 9 sarebbe un triangolo, il 2 sarebbe quella specie di H lì, poi il 45 e il 4 è quello frecciolina lì. E il cerchio col coso. Poi 71 è il diavoletto lì. E l'1 è quel cerchio lì. Ok. Boh. Allora. E adesso questo qua si deve resettare. Quindi, triangolo questo, poi una specie di H, poi la freccia qua, qua sono tutti in ordine, poi questo, poi il diavoletto e poi questo. Vabbè. Ah, la chiave per il tetto. E le loro immagini erano diventate sfocate. Comunque per ora qua è la parte migliore del gioco. All'inizio diciamo che uno può considerarla anche introduttiva, però non mi ha entusiasmato di sicuro. Le loro immagini erano diventate sfocate, si erano fuse tra loro. Non riuscivo più a capire, non credo di poterlo fare, ma forse tu puoi. Con questo andrai dove devi essere, anche se forse non nel mondo in cui vorresti. Ok, andiamo nell'aldilà di nuovo, no? Immagino, sopra in cima mi sa che rincontreremo... e forse servirà il coso della muffa, boh. E proverai sicuramente dolore, è inevitabile. Vedete che gli ultimi due sono evidenziati esattamente come il primo in alto, ma il fatto che non ha senso. Vabbè. Spintone, non è di quale scala, sì. Cioè come dicevo, cazzo, il gioco sta letteralmente in memoria due volte. E quindi... aspetta. No, salire ancora. Cioè andrò proprio a fare a biff. No, aspetta. Non è qua, scusa. Poi ovvio che deve esserci lo spazio anche per elaborare il gioco, eccetera, però comunque ci sta. Né più né meno. Ampiamente. È quasi il doppio. Salve, arriva l'elicottero a salvarci? No?
Niente. Ah, aspetta. Mi sa che quello... Allora qua è chiuso forse. Guarda che devo ancora andare da Lara. 9 maggio piove. Ho passato tutto il giorno a guardare fuori la finestra. Qui è tranquillo, non c'è niente da fare. Ma non mi permettono comunque di uscire. 10 maggio, piove ancora. Ho parlato un po' col dottore. Mi avrebbero salvato se non avessi avuto una famiglia sfamata, eh? So di essere una persona debole e patetica, non tutti possono essere forti. 11 maggio, ancora pioggia. Oggi non mi sento molto bene a causa delle medicine. Se sto bene, solo quando sono sotto effetto di droga, allora chi sono davvero? Ma 12 maggio, piove come sempre, non voglio più causare problemi a nessuno, ma so di essere in impiccio. È davvero così un peccato scappare invece di combattere? Alcuni direbbero di sì, ma loro non devono vivere nei miei panni. Forse è da egoisti, ma è ciò che voglio. È dura vivere così, fin troppo dura. 13 maggio, oggi è venuto il dottore, ha detto che presto sarò dimesso, che è ora di tornare a casa, vorrei essere felice, ma ho paura, così tanta paura. Mi sento come se stesse per succedere qualcosa, come l'ultima boccata d'aria prima di una lunga caduta. Ma dentro di me so che è troppo tardi per tornare indietro. Vabbè. Non è che... Era il tuo biglietto. Scusa. Adesso andiamo da Laura. Ma scusa, e se invece andavo di là cosa succedeva? Nostro Gordon qua. Là c'era un'interazione. Sembrava che scavalcasse e andasse fuori dalla rete, no? Meno che non... Qua si può aprire adesso? No. Qua fa 37. Boh. Altro disegno. Laura! Laura! Laura non c'è. Prendiamo scorciatoia qua. Ok. Le stanze quelle per i matti. Mi chiudi dentro, mi fai lo scherzo. Quindi siamo anche stati qua? Questo che significa questo suono? Niente qua. Magari c'è solo un collezionabile là sopra, boh. Laura? How do you know my name? Eddie told me. That big, fat blabbermouth. Laura, why do you keep running away from me? Magari sua figlia questa. How do you know about Mary? I just do. What's the big deal? Why can't you just tell me? You gonna yell at me if I don't? No. I won't, please, just... I need to know.
Harry's my friend. We met at the hospital last year. Stop lying! Laura, I'm sorry. Fine! Don't believe me! See if I care! Hey! Let go! I'm sorry, Laura, but I can't let you just run around this place. You might get hurt. Hurt by what? Look, just stay with me, okay? This is no place for a kid. Fine. La portiamo da Mary? There's something I gotta get. Laura. It's important. What is it? A letter. Le relazioni facciali non sono male comunque, eh? What? I hid it. In there. Hmm. Però che mi mettano due deviazioni e poi non riesco a vedere una, appunto perché mi sembrava sospetta, boh. It's in the back, behind an old pipe. Okay, wait here. Laura? Open the door, Laura. Why should I? I'm a liar, right? Want me to open it? Huh? Do ya? Laura, open this door right now. It's the magic word. Laura. Nope, that's not it. I guess I won't open it. Per favore, eh? Get me out of here, you brat. In your dreams, fart face. Please open the door. There's something in here. Sure there is. A big lying fart face. See a fart face. Laura! Laura! In testa. Aha, stronzo. Sì. Mi sa che esce adesso. Ti sparo. Stronzo. Ma che strano. Ma spari o mezz'ora per sparare? Non ho capito. Ci ho schiacciato. No, sto girato.
Spiro mezz'ora a cambiare armi, a sparare. Non ho capito. Sembra che abbiamo un iframe. Perché in teoria doveva colpirmi. No, allora. È diventato. Una faccia da culo. Bello, carino come idea, come qualche glitch, diciamo. Mancava l'altra metà. Sconfiggi il labbra di carne. Dirmi che abbandoniamo l'ospedale. James. James. Devo schiacciare qualcosa o? È un altro mondo? Adesso sembra meno ingolfato del solito qua. Come mai? Paziente 3141. Sintomo iniziale, iperfocalizzazione, diagnosi attuale, potrebbe guarire. Raccomandazioni, non fermarsi di fronte a nulla. Diciamo, eravamo noi il paziente. Perché dà l'impressione che appunto noi siamo già stati qua. Comunque inspiegabilmente gira un po' meglio qua, cioè sono sempre 60 frame, però sono più comunque più leggero in qualche cazzo di modo. Nessun oggetto. Quell'effetto lì sul bagnato, scusa. Ecco qua, è già tornato. C'è un save point qua. Questo mi arriva addosso, mi schiaccia contro un muro.
po' di codici. Cioè, lucchetto, chiave e questo. Sembra. Ah, c'è comunque sempre appunto l'idea del... Allora, innanzitutto eravamo qua, dove eravamo qua. Questa è la versione catramata. Oh. Tre colpi. Stranamente sembra appunto che funzionano i colpi alla testa. Anche se non avrebbero, non avrebbero senso. Dai, cazzo, eccolo, stronzo. Bello il cesso. Adesso passo sotto. Un casino qua. Quindi si entra in quella stanza lì. Ma questo c'hanno il pugnale. Casino qua. Sembra che si possa andare ovunque. Scatola incatenata. Ops. Carina qua. La musica. Oh, come danzavamo agitando le braccia, i nostri corpi in perfetta sincronia e la musica risuonava. In ogni ballo arriva un momento in cui qualcuno deve prendere il comando e la musica diventa più forte, sempre più forte, martellante, penetrante e poi il silenzio. Come agitando le braccia mi fanno venire in mente questi qua stronzi con le gambe e le braccia sopra e le gambe anche sopra, no? Niente. Un oggetto.
zona chirurgica. Perché scritte non sono solo di qua, non sono in questo altro là, mi sembra. No, non è un più proiettile, eh. Che attacchi ha? Andate in tilt. Cioè, tutto un tratto ha iniziato a non dare più un cazzo, eh? Non so se avete notato. Cioè, ne avevamo tantissime e poi, boh, adesso non si raccoglie più un cavolo. Non te... Quindi possiamo solo scendere. Evidentemente arriviamo in una stanza che se no non era accessibile normalmente. Tra l'altro c'è le catene che stanno di lì, quindi siamo sul percorso in teoria di una catena. Boh. Bel posto. Ah, ho capito qual è quello delle cucine queste, no? Sala ricreativa, sì. Qui inizia a essere un po' oppressiva. Uguale. È interessante colpire alle spalle e fargli più male, no? Aspetta. Funziona?
tirato con il colpo caricato anche. Anche solo poco, ma... Uè, boh, l'ha tirato giù. Ah, chi ce l'ha? Che fare? No, ma non abbiamo più niente. Sei colpi. Chiave della beatitudine. Beh, è quella della lobotomia, no? Quelle... Sì, certo, ti asporta il cervello e vivi beato. Lobotomizzato, nel vero senso della parola. Quindi... Ma come cammina tipo danzatrice, in effetti? Salve! No, ma che cazzo l'ha mancato? No. Che cosa? Ma sì, sono delle ballerine, forse questa alla fine. Resident 4 ho definito uno dei migliori third person shooter. Questo come me lì non è affatto male, soprattutto quando ci sono questi qua. È un buon me lì. Non vorrei dimenticarmi qualcosa. Se la metto tutto uguale. Vabbè. Con le auto reggenti. E comunque c'ha, secondo me c'ha appunto una cancel move, perché gli entra. Ma qua si può interagire, a parte che non ci metteremo mai le mani nessuno di noi, ma...
C'è niente qua. Eravamo già passati, boh. Quindi? C'è un passaggio per le scale. Dunque, qua abbiamo ucciso questa. Qua giro in tondo. Cioè, ogni piano c'è un attrezzo e quindi l'abbiamo già preso? Non saprei. Non so. In teoria abbiamo... quello che c'era l'abbiamo visto. Chiuso lì, chiuso lì. Anche qua. Oh, ho l'impressione che sia così, cioè che siamo tutti qui per l'attrezzo. Che poi in realtà boh. Cioè sono serrature eccetera, quindi non... però chi aveva beatitudine, magari quella serve. Poltrona chirurgica. Vediamo un attimo la poltrona chirurgica. Chiave, occhio, lapislazzoli. C'è un cazzo. Ma... non può caricare mentre cambio zona, ma che cazzo di discorso è? Vediamo un attimo se... adesso... dobbiamo provare ad andare a vedere giù di là. Saliamo un attimo.